Bene, trovati a vedere i follower della serie come cinema martedì. So che siete abituati a vedermi mercoledì, ma martedì è uscito il terzo episodio di Better Call Saul, sesta stagione. Lo recensisco io, recensione divisa come sempre in due parti, non spoiler e spoiler. E cosa si può dire senza spoiler? Beh, quello che si è detto sostanzialmente nelle tutte le recensioni di tutti gli episodi di tutte le stagioni di questa serie magnifica. E che si è detto in tutte le recensioni di tutti gli episodi di quella serie magnifica che era Breaking Bad, qualità eccezionale, scrittura sopraffina, recitazione, fotografia, regia, tutto in colonna sonora, tutto ai più alti livelli. Quando poi ci si mette anche molta sostanza, ci si mette anche molta carne al fuoco, ci si mette fatti, ci si mettono drammaticità, ci mettono colpi che per quanto aspettati, attesi, inevitabili, sanno comunque scavarti nell'animo. Che gli si può dire? Si può dire che Gold e Linnigan, i due creatori, scrittori di questa serie, hanno fatto un capolavoro. Il terzo episodio è l'ennesimo capolavoro di questa serie magnifica. Al centro, come abbiamo già visto, come abbiamo imparato a vedere anche nelle scorse stagioni, due storie parallele. Da una parte Saul Goodman e Kim Wexler con i loro, diciamo così, magheggi, dall'altra parte le vicende che riguardano il cartello, Nacho in particolare, Mike, Salamanca, insomma tutto quel mondo lì. Due storie apparentemente parallele, due storie che in apparenza in questa stagione non si sono ancora incrociate e che non sembrano potersi incrociare, anche se poi nella parte spoilerosa vedremo meglio questa cosa. Le storie che continuano in maniera estremamente riuscita. La vicenda di Saul Goodman viene messa un po' più da parte in questo episodio per lasciare spazio a Nacho, per lasciare spazio al cartello, per lasciare spazio a Gus Fring, a Mike. Loro hanno più spazio. Invece un altro episodio scritto veramente molto, molto bene. Veramente sorprendente, siamo abituati a vedere 8.000 serie televisive che escono quasi quotidianamente, sicuramente settimanalmente, sulle varie piattaforme. Ecco, molto spesso la qualità decade un po' a favore della quantità. Se ogni settimana Netflix non butta fuori una nuova serie, Disney Plus non butta fuori una nuova serie, non sono contenti. E quando invece vedi prodotti del genere, come Better Call Saul, di qualità, prodotti che non hanno problemi ad aspettare anche 2 anni, perché la pandemia diventa, però prendersi del tempo per raffinare la scrittura, perché ogni aspetto venga perfezionato, ecco, è sempre magnifico, ti fa tornare ad amare il cinema, la serie televisiva, quella vera. Un po' di secondi e poi inizio a fare spoiler, perché c'è una questione importante, ovviamente, chi ha visto l'episodio sa già di cosa parlo. Ecco gli spoiler. Beh, la questione importante riguarda ovviamente Nacho Varga, riguarda ovviamente la sua morte. Prima dicevo, destini di personaggi che, per quanto inevitabili, per quanto ineluttabili, si scavano comunque dentro. Mi riferivo proprio a lui. Sappiamo che Nacho Varga non c'è in Breaking Bad, non compare, così come, a quanto sembra, però chi lo sa, Kim, personaggio, un altro personaggio su cui pende un po' una spada di Damocle, un futuro incerto, in Breaking Bad non c'è. Forse viene menzionata da Saul, chi lo sa, lo troveremo nei prossimi episodi, quindi ora della fine della stagione, ovviamente qualcosa verrà rivelato. Però c'è Nacho Varga, la morte di Nacho Varga, che è il cuore pulsante di questo episodio. Saul Goodman, Kim Wexler hanno meno spazio, molto più spazio a Nacho, la sua fuga, il suo tentativo di trovare una soluzione. La soluzione alla fine è il sacrificio. Sacrificio, morire per salvare il padre, per salvare forse anche Mike, una sorta di secondo padre che lui ha trovato, e Nacho, un figlio per Mike, lo si vede molto bene proprio in questo episodio. È tutto ruota, è indirizzato verso questa scena finale, il deserto ovviamente, come tutte le grandi scene, o come la maggior parte delle grandi scene, delle grandi morte di Better Call Saul, di Breaking Bad, nel deserto, pochi personaggi, cartello, con Nacho che alla fine si uccide. Ecco, l'uscita di scena di questo personaggio che abbiamo imparato ad amare nel corso di Better Call Saul non può che avvenire per sua stessa mano. Ecco, è un'uscita di scena calcolata, pensata e portata a termine spontaneamente in prima persona. Nacho
non vuole che sia nessun altro, ecco, a farlo fuori, ad eliminarlo. È sicuramente una morte, come dire, aspettata, come dicevo, ma che ti lascia, che ti colpisce, che è un personaggio che abbiamo imparato tutto ad amare per 5 stagioni e 3 episodi, ottimamente caratterizzato, con un background ben delineato, riuscito, e che adesso non ci sa più. È sicuramente un duro colpo. Se l'hai cavata in questo modo con Sphinx, ovviamente adesso i sospetti dei Salamanca non sono più su di lui. Il personaggio di Lalo Salamanca però non è ancora fatto rivedere. Non sappiamo ancora come riesce a superare la frontiera, perché ovviamente riesce a superare la frontiera del Messico-Stati Uniti e ritornare negli Stati Uniti. Sappiamo però che il suo personaggio sta per ritornare. Sta per ritornare perché la vicenda di Saul Goodman e Kim Wexler lo anticipa. Lo anticipa perché viene a sapere, insomma, che il personaggio di Guzman e di Salamanca sono la stessa persona, quel personaggio, quel De Guzman che Saul Goodman aveva contribuito, allora ancora Jim McGill aveva contribuito a salvare, diciamo così, in tribunale, altro non è che il re del cartello, della malavita, insomma, grazie matte, insomma, lo sappiamo bene. Per cui, ecco, Saul è a rischio, glielo dice chiaramente Kim Wexler. Ora davanti a lui c'è un bivio non indifferente. Sappiamo già la decisione, ovviamente, di Saul Goodman. La decisione è tra il diventare lawyer del cartello, un avvocato del cartello, un uomo del cartello, o dall'altra parte fare arrest, come dire, vendere i segreti del cartello. Sappiamo anche da quello che succede in Breaking Bad che la decisione di Saul Goodman sarà la prima. Ovviamente diventerà un uomo del cartello, un uomo della vita, un uomo della malavita, insomma, un uomo immerso in quel mondo. Che anticipa un po' il ritorno, secondo me, nel prossimo episodio di Lalo Salamanca, che vede adesso con Nacho fuori di scena. Tutta la vicenda che riguarda Mike, che riguarda Spring, perde di interesse, perde di concretezza, non c'è più nulla da mostrare sostanzialmente. Se non appunto il ritorno di Salamanca e quello che Salamanca potrebbe fare a Gatling, fidarsi insomma di quello che è successo con Nacho, o perseguire una sorta di vendetta, o cercare un'altra verità, una sua giustizia, chi lo sa, sicuramente però c'entrerà ancora su Goodman di mezzo. L'episodio insomma è riuscito, come sempre, ma è quasi pleonastico dirlo, assolutamente inutile. Noi ci vediamo domani con la recensione, in realtà più nel pomeriggio, con la recensione del quinto episodio di Moon Knight, penultimo episodio di Moon Knight, e ci rivediamo ancora una volta martedì prossimo con il quarto episodio di Better Call Saul, serie da guardare assolutamente.